Siamo con Sua Eminenza il Cardinale Francesco Cocco Palmerio che è Presidente Emerito del Consiglio Pontificio per i Testi Legislativi e che oggi si è recato qui ad Agnone per celebrare una funzione religiosa in ricordo dei 25 anni della andocciata in Piazza San Pietro. Sì, sono rimasto molto ammirato dalla testimonianza di fede e di bellezza che mi hanno dato. Una volta di più eh, i fedeli di Agnone. Io ero stato già qui una volta nel 2012 a visitare la fonderia delle campane Marinelli e avevo ricevuto un'impressione molto forte perché è qualcosa di geniale il fatto di fondere la campana e nello stesso tempo pregare è stata una cosa che mi ha molto impressionato. Sono tornato qui oggi per la celebrazione di questo venticinquesimo della docciata a Roma, a Piazza San Pietro, in onore di Papa Giovanni Paolo II e una volta di più ho visto la testimonianza di questa cittadina che mette insieme eh, fede e eh, attività culturale, mh, artistica. Ecco, poi a proposito dell'andocciata è classico il simbolismo del fuoco, il simbolismo del fuoco come luce che scaccia le tenebre, parole peraltro ricordate proprio dal Santo Papa Giovanni Paolo II l'8 dicembre del 96 davanti alla folla in piazza San Pietro. È ancora, vero, è ancora vera questa testimonianza di fuoco contro le tenebre? C'è ancora bisogno di combattere contro le tenebre al giorno d'oggi? Sì, sì, certo, è facile passare dalla manifestazione culturale dell'endociata alla sua interpretazione teologica e pensare quindi a Cristo come al fuoco e quindi alla luce. Papa Wojtyła proprio nella sua visita ad Agnone nel 95 ricordò a tutti i cittadini di continuare a credere e a lavorare per le proprie tradizioni. Questo fu un auspicio che poi il Papa mandò alla cittadinanza. Ecco, Agnone quest'oggi si onora della sua presenza. Qual è il suo auspicio invece per la cittadinanza? Si rilevava la difficoltà di portare avanti la vita del paese, delle tradizioni, perché eh, molti sentono il bisogno di uscire da questo luogo, da queste tradizioni e di andare fuori, di andare altrove. Bisognerebbe proprio fare in modo che le ricchezze, le bellezze, le tradizioni del posto possano venire sempre più eh, conosciute e stimate in modo che eh, ci sia un modo di eh, ritorno anche alla mh, residenza in questi luoghi che sono così ricchi di spiritualità. È con noi la signora Mara Di Pietro, una storica figurante appassionata della agnonese e eh, con sé ha la cappa che è il classico indumento degli indocciatori. Questo indumento che poi li protegge dalle fiamme e dal fuoco delle endocce, non è così? Sì, non solo. Questo è l'indumento per eccellenza simbolo dell'andocciata di tutti gli indocciatori. È un mantello a ruota intera come possiamo vedere, ve lo allargo. È una ruota intera, è un tessuto eh, interamente in casa perché prima si tesseva in casa, quindi è una ruota che naturalmente è stata ricongiunta perché la striscia della stoffa era una striscia lunga, quindi l'ultimo pezzo veniva eh, aggiunto per creare la ruota. Il mantello ha eh, un collo di pelliccia che in questo caso. Purtroppo ci è, è stato donato una K un po' più recente, però il collo è in capretto: quindi una pelliccia di capretto, e in, in, inoltre riporta un, due borchie che eh, agganciano la K e la borchia. In questo caso è di ottone. Le borchie erano molto importanti perché erano il prestigio della cappa. Quindi più la borchia era importante, qui più importante era la, la cappa. Ecco, il tessuto è particolare, deve essere insomma protettivo dal, dal fuoco. È ignifugo. E in questo caso questa è una cappa che ha vissuto molto e avrà fatto tante indocciate. Come potete vedere ci sono addirittura... I buchi, se vedete contro luce, riuscite a vedere la luce dall'altra parte perché è stata traforata. Siamo con un gruppo di signori canadesi che si sono recati qui ad Agnone in occasione di questa andocciata ridotta. Cosa ne pensate? Molto bellissimo, siamo orgoglioso di essere qui a questa festa. Lei di dove è originario? da Canada, uh, nato in Canada, da Leamington, Ontario, però i miei genitori sono nati una a Villa Canala, la mia mamma, e la, il mio padre a Poggio Sanita. Okay. Quindi siete legati dalla tradizione, dalle radici che vi stringono al territorio agnonese? Sì, siamo italo canadesi allora è una buona cosa arrivare qui a questa festa, questa è la prima volta per noi. Eh, sia, voglia, volevamo venire… e Grazie a Dio potevamo fare qualcosa stasera. Beh, allora sarà uno spunto per tornare il prossimo anno quando magari le endocce potranno risplendere al loro massimo splendore. Sì, sì, trunamo presto.